Io penso che i giochi narrativi, una narrativa importante, lineare, drammatica, non è possibile fare in modo che il giocatore sia autore della propria storia. E in questi giochi è necessario introdurre elementi che rendano il giocatore attivo, protagonista attivo e partecipe del mondo di gioco, piuttosto che uno spettatore che semplicemente vede scorrere davanti a sé la storia del gioco. Allora, il simulatore di fotografia è nato soprattutto perché alcuni membri del team sono molto appassionati di fotografia e ci piaceva inserire questo elemento nel gioco. A differenza di molti altri titoli che comunque presentano delle modalità di foto per fare foto, abbiamo deciso di spingere particolarmente su questo aspetto, tanto da aggiungere anche tutto il flusso che segue allo scatto di una foto. Infatti, nel nostro gioco, una volta scattata la fotografia con la macchina fotografica, non vedremo cosa è uscito, ma dobbiamo andare in casa e sviluppare il gioco con una sorta di minigame. La fotografia, per come l'abbiamo concepita, è sicuramente un elemento che va in contrasto con quella che è l'uso della fotografia nei giorni nostri. Abbiamo voluto, volutamente abbiamo marcato questa fruizione più lenta e più pensata rispetto a quello che può essere l'uso tramite smartphone. Non solo, in quel momento, quando scatti una foto e sei nella stanza a svilupparla, è un momento di intimità, una sorta di mettere in pausa il gioco per poter apprezzare ciò che hai creato con le tue mani. Cioè, ci è sempre sembrato piacevole questo aspetto, diciamo. Siamo partiti, abbiamo avuto la fortuna di avere una macchina fotografica degli anni, una Rolleicord, e questo è stato interessante perché ci ha permesso di poter fisicamente toccare l'oggetto, vedere come si accumula lo sporco sulla texture, quindi toccarlo è stato molto facile da un punto di vista perché potevamo effettivamente toccare con mano quello che era l'oggetto e vedere come le mani del giocatore si poggiano su di essa, quindi come interagiamo con essa per ricreare le animazioni. E lo stesso per quanto riguarda invece la creazione di tutti i meccanismi, dall'ottica al coperchio che si apre o tutti i meccanismi interni per ricrearli in fase di rig. Quindi sicuramente stimolante è il fatto di avere l'oggetto fra le mani e poterlo ricreare poi in tridimensionale. There's something floating on the surface of the water. If I frame it better, I might be able to see what it is. What? Is that a person? I must help them. Anche nelle scene più lineari di Martha is Dead abbiamo voluto comunque che il giocatore debba intervenire attraverso azioni che vanno a simulare le azioni reali sulla macchina fotografica, guidiamo una barca, una bicicletta, eccetera, eccetera, attraverso mouse e tastiera o controller, però fare queste azioni che abbiano una fisicità, in qualche modo che vadano a replicare la controparte reale. Trovo questo sia interessante, non è una novità, è una metodologia direi ormai abbastanza assodata, ma che credo si presti molto bene a questa tipologia di gioco.